Un solo caso è troppo, lo ribadisce il segretario CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, al primo incontro nazionale in corso a Roma, oggi e domani, dei referenti territoriali del Servizio Tutela Minori dagli Abusi. Attivato ormai in tutte le diocesi italiane, 206 gli sportelli. È una rete che è iniziato a costituirsi durante il periodo del Covid, che quindi adesso copre il territorio nazionale usufruendo di competenze e di professionalità vaste per esercitare ancora con più forza un'azione di prevenzione, di formazione, di contrasto del fenomeno. Ogni bambino che soffre per noi è un grave dolore. All'indomani dalla diffusione della seconda rilevazione nella Chiesa italiana, da cui sono emersi 32 presunti autori di abusi e 54 presunte vittime, fra le iniziative concrete presentate oggi, il progetto pilota della Toscana, dove è stato attivato per i sacerdoti entro i primi 10 anni di ordinazione e per le suore entro i primi 10 anni di professione, un percorso di formazione all'affettività. Il prendere consapevolezza intanto della propria storia, della propria, il possedersi, diciamo così, a livello umano, permette poi di affinare anche lo sguardo e di maturare e di vivere le relazioni personali in maniera matura, in maniera adulta. E poi l'ultimo incontro ha riguardato i nuovi modelli familiari. E avere un'attenzione particolare nella questione dell'utilizzo delle nuove tecnologie, sempre di più invasive, ora immaginate l'intelligenza artificiale, il metaverso, che già si sono riscontrati dei problemi di abuso, e quindi di conseguenza avere un'asticella alzata affinché nessun bambino possa cadere in queste trappole. Domani mattina, messa in San Pietro, udienza con Papa Francesco per pregare insieme in occasione della terza giornata per le vittime, dal titolo La bellezza ferita.